già finito le cose da dire. Allora segui la freccia, insieme a questi sguardi indecisi in questo garage ipertecnologico. Arriva la sera e già finito le cose da dire, ma intanto segui la freccia, insieme a questi sguardi indecisi in questo garage ipertecnologico. Un lieto crepuscolo a tutti dalla voce di Simone Colaiacomo e benvenuti in questa nuova puntata di Genius Loci, lo spirito del luogo, puntata numero 42 per l'esattezza. Il nostro viaggio oggi ci porterà in Gran Bretagna ed esattamente nel Galles. Qui vi è una cittadina chiamata Swansea, in gallese Aberdeen. È una città costiera questa, abitata da 169.000 abitanti circa, e si trova nella contea del Galles meridionale, ad est della penisola di Gower. Questa è la seconda città del Galles per numero di abitanti. In gallese il suo nome è Aberdeen, da Aber, che vuol dire foce del fiume, e Tate, che vuol dire in gallese fiume. Il nome Swansea non significa, nonostante le apparenze che comunemente ingannano, nel suo caso non significa mare del cigno. Pare che il suo nome derivi dal termine Swain Ei e pare abbia avuto origine all'epoca delle razzie vichinghe. Infatti Ei in germanico significava isola, e Swain era nient'altro che il nome di un re danese che aveva conquistato la penisola britannica. Quindi da qui deriva isola di Swain. Crebbe di importanza poi nei secoli a seguire, fino al XVIII, al XIX secolo, quando diventò un importante centro industriale. Fu infatti una delle prime località dotate di una tranvia a cavalli, quindi trainata dai cavalli. Non subì una grande ondata immigratoria come accadde invece nella vicina città di Cardiff. Mantenne sempre uno stretto legame con quelle che erano le sue origini, legata soprattutto a quelli che sono aspetti rurali. Un'elevata percentuale di abitanti infatti lì parla anche ancora il gallese, circa il 13,4% nel censimento effettuato nel 2001, mentre ad esempio a Cardiff, primo centro del Galles, vi è solamente l'11%. Il nome del Galles, in inglese Wales, deriva dalla parola germanica Wala, che significa straniero, significava non germanico, probabilmente derivato dal nome Volke, e dovuto al fatto che nel Galles odierno, quello che è il Galles oggi, si dovettero ritirare le originarie popolazioni britanniche quando gli anglosassoni invasero la Britannia. Nelle zone in cui i germani entrarono in contatto con le popolazioni di lingua latina, la parola ha cambiato il suo significato in gente romanica, come ancora è mantenuta nel nome dei, ad esempio in Belgio, dei Valloni, Wallons, nel termine con cui i tedeschi alpini chiamavano le popolazioni romanze, Welsh, e anche ad esempio in Romania, la Valacchia. Per il nome del Galles e anche per il Wall della Cornovaglia, che comunque si trova poco più giù rispetto al Galles, il significato è sostanzialmente quello dei Celti. I gallesi chiamano il loro paese Cymru, nome che si pensa stia per conterranei nella lingua dell'antico gallese, ma che deriva anche da quello del primo sovrano di Cymru, appunto Camber, figlio di Bruto, che fu il primo sovrano della Britannia. Parte della parola Cymru è evidente infatti nel Cam,
ovvero derivante da Cumberland, da Cambria. Quelli che furono i primi ritrovamenti storici di popolazioni che abitarono la zona del Galles sono relativi a 29.000 anni fa. Parliamo dell'epoca in cui furono le glaciazioni, dove probabilmente esisteva già una popolazione autoctona che avrebbe, questa popolazione, risentito delle migrazioni di coloni neolitici provenienti dall'attuale, da quella che è l'attuale Danimarca, alla quale all'epoca il Galles era unito. Molti millenni dopo, a questo substrato pre-indo-europeo si aggiunsero anche altre popolazioni, sempre di origine celtica. Queste qua giunsero da tutta la Gran Bretagna all'inizio dell'epoca dell'era del ferro, e man mano rimpiazzarono i loro predecessori. I Romani raggiunsero il Galles nel 48 d.C. ed impiegarono circa una trentina di anni per colonizzare l'intera area, scontrandosi con quelle che erano le popolazioni locali. Ad esempio, gli Ordovici, i Siluri, queste erano due delle varie popolazioni che abitavano il Galles. La dominazione romana fu un'occupazione militare essenzialmente, ad eccezione di delle zone legate relative alle coste a sud, dove esisteva una eredità di romanizzazione. L'unica città fondata dai romani nel Galles fu Caerwent, assieme alla più antica Carmarthen. Furono gli unici due agglomerati, questi urbani, che ottennero dai romani il rango di civitas in tutta la regione. Molto probabilmente la maggioranza delle popolazioni gallesi rimase comunque di lingua celtica anche durante la dominazione romana, mentre più in là, verso la fine dell'impero romano, in tutte quelle aree costiere ad ovest, nord-ovest, dove appunto vi fu anche un'influenza delle comunità immigrate dall'Irlanda, vi fu in questa zona nord-ovest appunto un'influenza più bretone. Il Galles fu l'ultimo residuo insulare dell'antica Britannia ad essere spazzato via dalle invasioni anglosassoni. Molto probabilmente si verificò anche un fenomeno migratorio dai bassi piani inglesi delle popolazioni celto-romane sconfitte dagli invasori anglosassoni verso il Galles, e questo anche legato in contemporanea ad alcune migrazioni verso l'Armonica, ribattezzandola così Bretagna o Piccola Britannia. Questo fece sì che si sviluppò una frattura netta dal punto di vista linguistico. Il Galles infatti rimase celtico linguisticamente, mentre l'Inghilterra divenne germanica. Ma contribuì anche a ridurre quelle che furono le differenze di cultura più materiale, più strettamente materiale, legate anche alla mitologia. Parliamo ad esempio della leggenda di Re Artù, che nacque nelle pianure inglesi, ancora queste di lingua soprattutto britannica. E questa leggenda di Re Artù conquistò tanto i gallesi quanto i bretoni. È stato suggerito che i Galles del nord possa vantare, diciamo così, di essere stato l'ultima parte dell'impero romano ad arrendersi alle invasioni barbariche, e quando questo coincise appunto quando si arrese agli inglesi sotto il comando di Edoardo I, parliamo del 1282, per avere un riferimento storico e temporale. In merito a questo evento, consiglio di leggere il libro di Brian Ward Perkins, intitolato La caduta di Roma e la fine della civiltà, edito La Terza nel 2007. Consiglio comunque di andare a visitare, se vi dovesse capitare di passare per il Galles, il castello di Harlech, che fu uno dei manieri fatti costruire da Edoardo I d'Inghilterra, proprio questo per consolidare le sue conquiste
nel territorio gallese. Anche diversi dolmen si trovano in queste zone. Il dolmen è, chi non lo sapesse, un tipo di tomba megalitica preistorica a camera singola, e insieme al cromlech, per intenderci come quello di Stonehenge in Inghilterra, e anche come il menhir, costituisce il tipo più noto tra i monumenti megalitici. La realizzazione dei dolmen viene collocata nel periodo di tempo che va dal quinto millennio avanti Cristo alla fine del terzo millennio, quindi comunque un periodo molto vasto, e qui se ne trovano diversi, come in tutte le aree, ovviamente la Gran Bretagna, la maggior parte delle aree della Gran Bretagna. Swansea è comunque famosa per aver dato i natali a Dylan Thomas, grandioso quanto sfortunato cantore dell'Albione Arcadica. Nacque infatti nel 1914. Io aprirei con una sua poesia intitolata Sognai la mia Genesi, prima di parlare di questo poeta. Sognai la mia Genesi. Sognai la mia Genesi nel sudore del sonno, bucando il guscio rotante, potente, come il muscolo d'un motore sul trapano, inoltrandomi nella visione e nel trave del nervo, da membra fatte a misura del verme, sbarazzato dalla carne grinzosa, limato da tutti i ferri dell'erba, metallo di soli nella notte che gli uomini fonde, erede nelle vene in cui bolle la goccia d'amore, preziosa nelle mie ossa una creatura. Io feci il giro del globo della mia eredità, viaggio in prima dell'uomo che ingranò a notte tempo. Sognai la mia Genesi e di nuovo morì, shrapnel conficcato nel cuore in marcia, strappo nella ferita ricucita e vento coagulato, morte con museruola sulla bocca che ingoiò il gas. Scaltrito nella mia seconda morte, contrassegnai le alture, messe di lame e di cicuta, ruggine. Il mio sangue sui morti temprati, forzando la mia seconda lotta per strapparmi dall'erba, e nella mia nascita fu contagioso il potere, seconda resurrezione dello scheletro e nuova vestizione dello spirito nudo. Virilità schizzò dal risofferto dolore. Sognai la mia Genesi nel sudore di morte, caduto due volte nel mare che nutre, diventato stantia nell'acqua salata di Adamo, finché, visione di nuova forza umana, io cerchi il sole. Shrapnel, per conoscenza, è un tipo di proiettili. La famiglia di Dylan Thomas, originaria di Swansea, come abbiamo detto, era immersa nella cultura. Suo padre, David John Thomas, era professore della grammar school locale. Fin da giovanissimo Dylan mostrò un interesse verso la poesia, infatti pubblicò le sue prime poesie all'età di 11 anni all'interno del giornalino scolastico della scuola che frequentava. Pubblica la sua prima raccolta poetica nel 1934, quindi a soli 20 anni, intitolata 18 poesie. Questa suscita scalpore all'interno degli ambienti raffinati letterari di Londra. Nei suoi primi versi pubblicati già iniziano ad intravedersi le tematiche che poi lo renderanno celebre. Parliamo della morte, la natura, l'amore, l'unità estatica e drammatica di tutto il creato. Di questa prima raccolta la composizione più conosciuta è And That Shall Have No Dominion. Le sue raccolte successive uscirono comunque pochi anni dopo, molto ravvicinate. 25 poesie infatti uscì nel 1936,
Il mondo che respiro nel 39 e anche La mappa dell'amore nello stesso anno. Nel 1936 si sposa con la ballerina Kathleen McNamara, dalla quale ebbe tre figlie, tra cui la scrittrice Erin Wee Thomas, e con cui con la sua famiglia poi si trasferì a Long Arm, a occidente di Swansea, in una casa vicino al mare, che la chiamò Boathouse. Qui compose alcune delle sue più famose poesie nella solitudine, all'interno del suo capanno verde, The Reading Shed, che era il suo ritrovo di ispirazione. Inoltre questa cittadina di Long Arm ispirò anche la località immaginaria di Largab, in cui ambientò il dramma Under Milkwood, ovvero sotto il bosco di latte. Nel 1940 esce Ritratto dell'artista da cucciolo, questa è una raccolta di storie di impronta prettamente autobiografica. E successivamente, nel 1946, uscì il libro che rappresenta la sua consacrazione, Death and Entrance, ovvero Morte e ingressi. Staccandoci un attimo dal grande valore artistico poetico di Dylan Thomas, la sua vita è condita di grande dissolutezza, sperperi esagerati, condita da periodi di smarrimento nell'alcol, tanto da portare la sua famiglia sull'orlo della povertà. Comunque, nonostante la sua forte dipendenza dall'alcol e nonostante fosse perennemente ossessionato dall'assenza di denaro e ricoperto di debiti, ricevette comunque una grande solidarietà dal mondo intellettuale, che, riconoscendone il genio, non gli fece comunque negli anni mancare dei sostegni economici e dei sostegni anche morali. Aspetto questo dal punto di vista economico, intendo, alquanto discutibile dal mio punto di vista, ma così fu. Vorrei leggervi ora un'altra poesia intitolata Elegia. Troppo orgoglioso per morire, morì debole e cieco nel più oscuro dei modi e non indietreggiò. Un uomo freddo e gentile, coraggioso nel suo angusto amor proprio. Nel più oscuro dei giorni, oh, possa egli per sempre riposare sereno, finalmente sull'estrema collina delle croci, sotto l'erba, in amore, e qui, tra i luoghi stormi ringiovanire, e mai giacere smarrito, o inerte i giorni innumerevoli della sua morte, benché sopra ogni cosa desiderasse il seno di sua madre, che era polvere e sonno nella terra cortese, la nera giustizia della morte, cieca e sconsacrata, che non trovi mai requie, ma sia generato e mantenuto, pregai nella stanza accovacciante, presso il suo cieco letto, nella casa attutita, qualche secondo prima di mezzogiorno e col buio e alla luce, il fiume dei morti gli venava la povera mano che stringevo, e io vedevo attraverso i suoi occhi senza lume le radici del mare. Ecco, percepiamo proprio la profondità di queste poesie. La Meteora Thomas, come la definirono, sconvolse le scuole letterarie, influenzò le teorie, tanto da far vivere alla poesia inglese, tra gli anni 30 e 40, un'incantevole stagione di vigore creativo. Fin dai suoi esordi, con la forza del provinciale che resta comunque legato sempre strettamente alle sue origini, ignora egli il dibattito intellettuale,
e con suprema maestria, direi, e grande abilità da acrobata letterario, è riuscito a scavalcare ogni tradizione poetica. Un'opera la sua definibile oscura, labirintica, che porta verso estreme conseguenze quelle che sono le tecniche dell'analogia, le tecniche dell'associazione, dell'enumerazione caotica, avente forse come unica pecca, se possiamo definirla così, poi anche se ritengo non esista, non può esistere in poesia il difetto. E questa anzi è spesso una ricchezza dal mio punto di vista. Ma forse, ecco, quello che fu criticato, diciamo, fra virgolette, a Dylan Thomas, è il limite nella forma stilistica che lo caratterizzò. Una struttura che comunque, come egli ebbe a dire, nasce da sé, dalle parole e dalle espressioni di esse, e non è mai sovraimposta. Poesia. Racconti, ogni suggestione è legata a una concretezza che si fonde con quelle che sono le fantastiche ricchezze naturalistiche della propria piccola patria, il Galles, e soprattutto della sua città, Swansea. Le stradine piccole, strette, tortuose, le colline ricoperte di orti e piene di fattorie, il vento che dall'oceano soffia sulle coste e porta con sé gli aromi selvatici che si sprigionano in tutte le campagne. Spesso Thomas ha avuto qualche riflesso che lo associava alle figure dei bardi, quei cantori, i quali si nutrivano di ogni forma mitologica. Il folklore della sua terra, la religione biblico-contadina, il panteismo, la saga familiare, le leggende che lo legarono sempre, anche in età avanzata, al periodo della propria giovinezza. Tutto questo arricchisce un vortice inebriante di immagini, in parte anche il linguaggio variopinto, il concentrato di una semantica colorata, rappresentare le immagini, i suoni, tutto viene descritto dallo stesso autore come un metodo dialettico. Un costante sorgere e poi crollare delle immagini che si sprigionano dal germe centrale, esso stesso distruttivo e costruttivo, contemporaneamente. Thomas si colloca innanzitutto sulla linea di William Blake, sulla linea di Hopkins, eppure il carattere vorticoso, furiosamente visionario, il carattere contorto e aggrovigliato della sua ispirazione ne fanno una sorta di unicum nel panorama di tutta la poesia contemporanea. Leggiamoci ora un'altra poesia intitolata Dai sospiri. Eccola qua. Dai sospiri nasce qualcosa, ma non dolore. Questo l'ho annientato prima dell'agonia. Lo spirito cresce. Scorda e piange. Nasce un non nulla che, gustato, è buono. Non tutto poteva deludere. C'è, grazie a Dio, qualche certezza che non è amore se non si ama bene. E questo è vero dopo perpetua sconfitta. Dopo siffatta lotta, come il più debole sa, c'è di più che il morire. Lascia i grandi dolori o tampona la piaga. Ancora a lungo egli dovrà soffrire, e non per il rimpianto di lasciare una donna in attesa del suo soldato sporco di parole che spargono un sangue così acre. Se ciò bastasse a dar sollievo al male, il provare rimpianto quando quello è perduto che mi rendeva felice nel sole, quanto felice il tempo che durava. Se ambiguità bastassero e abbondanza di dolci menzogne, potrebbero le vacue parole sostenere tutta la sofferenza e guarirmi dai mali. Se ciò bastasse, osso, tendine,
sangue, il cervello attorcigliato, i lobi ben fatti, cercando a tastoni la materia sotto le ciotole del cane. L'uomo potrebbe guarire dal cimurro, che tutto quello che va dato io offro. Briciole, stalla e cavezza. Nel corso di un suo viaggio negli Stati Uniti gli fu commissionato da Igor Stravinsky un libretto per opera lirica che però non vide mai la luce. Di Stravinsky stiamo ascoltando in sottofondo The Rite of Spring, scritto nel 1913. Il grande compositore Stravinsky, l'anno successivo alla morte di Thomas, compose comunque il pezzo intitolato In Memoriam Dylan Thomas per quartetto d'archi, quattro tromboni e voce maschile, che fra qualche istante vi farò ascoltare. Mentre Stravinsky allieta i nostri sensi attraverso le sue onde sonore, vorrei concludere il percorso con Dylan Thomas raccontandovi di qualche curiosità legata alla sua persona. Si dice che Robert Allen Zimmerman si ispirò a Dylan Thomas proprio quando adottò un suo nome d'arte che tutti conoscete, ovvero Bob Dylan, nome scelto nel 1961. Il cantante poi negò sempre durante la sua carriera artistica il nesso col nome del poeta, ma di recente nell'autobiografia Chronicles ha riconosciuto invece tale fonte di ispirazione. Nel 1986 invece lo scrittore Tiziano Sclavi diede il nome al suo personaggio, un personaggio famosissimo, Dylan Dog, e del proprio fumetto, proprio in omaggio al poeta gallese. Nel 1995 invece L'uomo e il mito, Man and Myth in titolo originale, ovvero una mostra permanente realizzata presso il Dylan Thomas Center di Swansea, costituisce questa la più ricca e accreditata raccolta di documenti che narrano, descrivono e custodiscono appunto le opere e la vita dello scrittore. Nel 2008 è stato girato un film che racconta parte della sua vita, di Thomas, The Age of Love,
con Matthew Rhys, Keira Knight e Sienna Miller. Mentre in un altro film, Interstellar, dal regista Christopher Nolan, in questo film è citata più volte da un personaggio, dal professor Brand, personato appunto dall'attore Michael Caine, una poesia: "Do not go gentle into that good night", ovvero "non andartene docile in quella notte buona". La stessa poesia viene citata anche più volte nella protagonista del libro Matched di Henley Condy, la protagonista chiamata Cassia. Proprio questa poesia adesso vorrei leggervi: "Non andartene docile in quella buona notte. Non andartene docile in quella buona notte. I vecchi dovrebbero bruciare e delirare al serrarsi del giorno, in furia, in furia contro il morire della luce, benché i saggi conoscano alla fine che la tenebra è giusta, perché dalle loro parole non diramarono fulmini, non se ne vanno docili in quella buona notte. I probi, con l'ultima onda, gridando quanto splendide le loro deboli gesta danzerebbero in una verde baia, si infuriano contro il morire della luce. Gli impulsivi del sole presero al volo e cantarono, troppo tardi, imparando ad averne afflitto il cammino. Non se ne vanno docili in quella buona notte. Gli austeri, prossimi alla morte, con cieca vista, accorgendosi che occhi spenti potevano brillare come meteore e gioire, si infuriano contro il morire della luce. E tu, padre mio, là, sulla triste altura, maledicimi, benedicimi ora, con le tue lacrime curiose, te ne prego. Non andartene docile in quella buona notte, infuriati, infuriati contro il morire della luce". La puntata odierna finisce qui. Spero vi abbia fatto piacere ascoltare di Thomas e della sua terra, il Galles. Prima di salutarci, vorrei informarvi che venerdì 3 giugno, dalle 19 alle 23:30 circa, ci sarà un concerto in via Casilina 641, a Roma, ovviamente. E suonerò il mio amato basso con il gruppo Karma Blu. Faremo alcuni nostri pezzi inediti anteprima del prossimo CD che uscirà a breve. Quindi non mancate, ci saranno anche altri gruppi romani emergenti e no. Vi ricordo, via Casilina 641, venerdì 3 giugno prossimo. Sul mio Facebook trovate l'informativa per trascorrere una notte insieme all'insegna della musica. Noi ci troviamo invece qui mercoledì prossimo, sempre alle 19, con un nuovo argomento da condividere. Da Simone Colaiacomo una piacevole serata e che il Genius Loci vi illumini ovunque siate. Buonanotte.
hai già finito le cose da dire. Allora segui la freccia, insieme a questi sguardi indecisi in questo garage ipertecnologico. Arriva la sera, hai già finito le cose da dire. Ma intanto segui la freccia, insieme a questi sguardi indecisi in questo garage ipertecnologico. Faccia e torno da te.